Vogliamo iniziare scriviamo e poi ci presentiamo. No, esatto, è quello che ci fa stare bene. Questo lo facciamo in due. Che l'ho preso quando avevo tipo 21 anni e ho fatto tutto mesi e mesi di cura e provoca moltissimo disagio, non solo a livello di come ti senti tu con il tuo corpo, con la tua femminilità, con la tua sessualità, non puoi fare sesso di base. Cioè. Anche noi abbiamo parlato di queste infezioni vaginali, la sfera sessuale, anche qui c'è stato un rifiuto, io ho sofferto di cistite cronica per un anno e ogni volta che sapevo di dover avere dei rapporti, sapevo che mi sarebbe venuta poi la cistite e quindi la mia reazione era ok, no, vabbè, non dipendeva dal desiderio ma dal corpo. Il papilloma quando in realtà non era, perché l'aspetto fisico e emotivo diciamo si muove nello stesso modo. Anche a guardare da sola. All'automedicazione. Insomma, quando sto male mi compro fermenti lattici. Però non è che vado dal dottore. No, io pure. La sua attitudine a rimandare i problemi, no? Tra amiche, tra sorelle, madri e cose, per esempio, ho visto tanti diagnosticarsi a vicenda. Prima di fare le visite, per esempio, la prima cosa che facciamo è confrontarci fra di noi. Ti è mai successo? Che sintomi hai? Alla fine nonne che si curano in casa di cose alternative, perché comunque è un privilegio anche solo poter andare all'ospedale. Allora, ecco, i controlli medici costanti che comunque sono da una parte una cosa che fai per stare meglio, però che generano pure una frustrazione allucinante. Non interagisce con corpi che siano pure di un bianco abile, tra l'altro. E cioè nessuno mi riesce a dire bene perché. A me la relazione con i dottori mi fa venire un'ansia tremenda. Il ginecologo mi ha fatto una colposcopia senza dirmi cosa stessi facendo. A me. Quindi mi proprio senza nulla. Te aprono, te bruciano con la porta aperta, con te con la patata all'aria. Mi ha fatto che, cioè, lui mi ha fatto male. Cioè. Sì, ma anche se ce l'avevi, cioè, comunque voglio dire, non è una cosa di uno si deve vergognare. Tu hai dolori pieni di genitali. Non ci posso credere che sto qua e sono sola adesso, perché certo, in pandemia e soprattutto appunto al reparto della 194 ti trattano come carne da macello. Però sono stata talmente traumatizzata da quell'evento e cioè, la cura della persona è veramente elitaria in Italia. Io per risolvere un problema vado da 10 dottori diversi che non mi danno una soluzione, quindi ci ho speso tanti soldi, continuo a perdere tempo ottenendo sempre un effetto contrario, quindi non so, la vedo come una macrosfera di merda. Mi sono sentita male, sono sentita parlare dei medici. Però a volte condividerle di cose normalizzare, no? Brutto. C'è qualcosa che riguarda la femminilità in contrasto, perché diciamo le donne che si rispecchiano nel loro genere e che magari rispecchiano tutta una serie di stereotipi che con uno sguardo in un certo modo sentono che si devono comportare in un certo modo, e invece al contrario le persone come me vengono a volte odiate proprio perché non rispecchiano gli standard. La parola ruolo è proprio esce fuori, cioè, aspettative. Perché comunque si aspettano molte cose da noi. Una parola che mi viene in mente ascoltando queste riflessioni è frigida. Sì. Però poi lo vedi proprio collegato direttamente alla tua capacità di essere subito pronta, esatto, aperta, bagnata, sempre, qualsiasi momento. Troppo poco puttana, cioè nel senso. E poi i peli sono. Sì. C'hai i peli? Ma che sei, un uomo? Sì. Ero ancora imbarazzata dall'avere seno che mi stesse crescendo, quindi essere troppo donna. Mancanza di consapevolezza rispetto all'autoesplorazione sia erotica che diciamo medica o igienica, cioè che può essere il disagio, la difficoltà di inserire dispositivi che sia per contraccezione o per cure rispetto a infezioni. Autodiagnosi con l'aiuto di tecnologie. Ci
Allora, ciclo come problema, freccetta, dolore, intralcio, gli strumenti del ciclo mestruale più visibili, gli assorbenti, i tamponi, come se fossero tutti uguali, tutta una categoria unica. Noi avevamo messo stringamente ciclo uguale malfunzionamento, perché ti dico. Sono la strumentalizzazione ormonale per delegittimare la donna e le sue capacità. Oh, ma c'hai le tue cose che sei presa male così. Per esempio è invisibile anche i problemi della composizione degli assorbenti, se puoi pagarli. Totale consapevolezza della composizione dei nostri fluidi durante il ciclo, composizione del sangue che noi non vediamo mai e non riusciamo a conoscerla, proprio la conoscenza dei fluidi e come variano. Viene rappresentata come qualcosa di sporco, che non si dice, eccetera, quando invece avere le mestruazioni vuol dire anche che il nostro corpo sta funzionando in modo bene, corretto. Sano, corretto. E la mancata equità tra i fluidi, soprattutto appunto maschili e femminili, in cui i fluidi maschili sono sempre inseriti all'interno della sessualità, cioè i fluidi maschili tipo sperma sono sempre molto centrali spesso nelle sessualità tra persone etero, e quei fluidi non sono così rifiutati dentro la sessualità, mentre i fluidi femminili e le mestruazioni sì. No. Non ce l'ha mai. Nel piacere invisibile abbiamo messo anche la prostata e in generale l'anatomia interna come qualcosa di abbastanza sconosciuto rispetto per esempio a rappresentazioni esterne. La donna ha l'obbligo di controllare costantemente l'ovulazione. L'aspettativa del monitoraggio sul proprio corpo che devi necessariamente avere, correlata anche la sorveglianza. Tante volte non sappiamo quanto derivi dallo sguardo esterno o da uno sguardo che abbiamo così interiorizzato e alla fine abbiamo fatto nostro. La masturbazione è un'altra cosa che abbiamo messo in comune, che direi che posizionarla all'interno di un punto specifico non lo saprei mettere, forse è più mentale. Per dolore forse. Con i posti del corpo non li puoi magari neanche toccare o percepire per tutta una giornata, ma anche per più giorni di seguito. La soluzione di non diventare incinta è la tua responsabilità totalmente, tu lo paghi e lo paghi anche con il tuo corpo, cioè comunque abbastanza violenti. Noi abbiamo la nozione di consenso, sconosciuto. Educazione verbale, creare le parole giuste, no. Tu hai la patatina, fin da quando siamo piccole. E questo è anche riferito agli anticoncezionali per quanto riguarda l'aspetto dell'educazione, dell'accessibilità, anzi fuori da una logica di pene. Maternità libera, consapevole e non più obbligata ad un costrutto sociale. E trasparenza, l'imbarazzo possa emergere, ascolto barra riconoscimento. Di rendere più visibile il lavoro dei consultori legato all'accessibilità. Che mi piacerebbe vedere che gli uomini lo facessero. La ricostruzione patriarcale, ma parte, cioè, fatta dagli uomini. No, per tutto il lavoro che facciamo in unità di noi continuano a vivere il disagio. Cioè, la cultura è questa perché è interiorizzata anche dalle donne, no? Delle donne al potere sono al potere se si comportano come uomini. Sì. Cioè, quindi ci sono tante donne che avrebbero votato contro l'aborto. Perché non basta solo che ci siano donne, però ci devono essere donne femministe. Le donne femministe scardinano lo status quo, quindi quelle poche donne che vedi al potere sono donne che lo status quo lo mantengono. Tantissime donne che hanno, cioè, soprattutto sul tema maternità e quindi aborto e famiglia, magari bastasse essere donne per avere questo spazio più liberato. Veramente un contrattacco, perché tu a quel punto, soltanto ovviamente quando le cose vanno male, dici ora combatto, no? E vorrei che questa cosa continuasse anche nel mantenimento. La sicurezza del cambiamento, cioè che... quella sorta di energia che vogliamo un po' curare, accarezzare un po' per i fatti nostri. Allora, ho imparato a ritualizzare questo primo giorno di isolamento completo ma benefico, in cui io non parlo, perché è una liberazione però. A me fa bene sentire che anche gli altri sentono le mie stesse cose, hanno i miei stessi imbarazzi. E invece tiriamo fuori degli argomenti magari senza chiedere se c'era un senso di parlarne.
quindi cioè, se è stato un trigger per qualcuno, qualcuna, qualcuna, scusate, tutto qua. Io credo che se non lo faccio in contesti come questo non lo posso proprio fare. Grazie. Che bello. Grazie. Aggiungere a questo punto proprio corpo femminile, gli sguardi, gli sguardi dovremmo metterli.